Il futuro della Serie A Beretta passa per l'estremo nord della penisola, a Bressanone, in uno dei luoghi simbolo della pallamano italiana. La temperatura è rovente, vuoi per il sole che fuori splende ancora in un tipico maggio che ha sapore d'estate e che ha l'inconfondibile profumo dei playoff scudetto, e vuoi soprattutto per ciò che sta per accadere sul campo, sulla 40x20. Questa è gara 2 di finale scudetto della Serie A Beretta femminile. Le contendenti sono sempre loro, sono le protagoniste indiscusse della stagione, sono il Brixen Sciu Tirol, padrona di casa, e la Iomi Salerno, detentrice dello scudetto. Appassionati di Eleven Sports, chi vi parla è Matteo Aldamonte, un buon pomeriggio. Immagini in diretta dalla Pala Sport di Bressanone, dove l'atmosfera è quella delle grandissime occasioni, potete sentirla facilmente sotto il mio microfono, sotto la mia voce. 1500 spettatori, tutto esaurito sugli spalti della Pala Sport di Bressanone, ed è gara 2, lo abbiamo detto, e può essere la giornata decisiva della serie. Può essere assegnato oggi il 52esimo scudetto nella storia della pallamano femminile. Salerno, campione in carica, ha vinto gara 1 di mercoledì scorso alla Pala Palumbo con la finale di 28-25, ma il divario non conta, specifichiamolo, non ha alcuna valenza. Oggi però le campane hanno dalla loro 2 risultati su 3, sarebbero detentrici dello scudetto ancora una volta, per la 9ª volta e la 5ª consecutiva, con una vittoria o anche con un pareggio. Bressanone invece, per rapportare la serie a gara 3, per allungarla fino a martedì prossimo, ha assolutamente bisogno di un successo. Non ci sono variazioni in termini di formazione da una parte e dall'altra. A dirigere l'incontro sarà la coppia formata dai signori Riello, Stefano Riello, editore di Quartesolo nella provincia di Vicenza, e Panetta invece proveniente da Genova. Tutto è quasi pronto, l'atmosfera come detto è quella delle grandissime occasioni. Bressanone ha bisogno di una vittoria, il Salerno invece vuole chiudere il discorso. Sarebbe come detto il 9º titolo per la società salernitana, il 10° per quanto riguarda invece la città di Salerno, perché all'elenco appunto dei 9 scudetti vinti tra il 2010 e il 2021 per quanto riguarda la PDO Salerno si aggiunge quello della Handball Salerno vinto nel 2004. Ovviamente Bressanone di questi discorsi non vuole neanche sentirne parlare e vuole allungare la serie a gara 3, anche perché Bressanone rispetto alle sue avversarie ha il vantaggio della doppia sfida in casa. In caso per l'appunto di gara 3 avrebbe la possibilità di giocare ancora qui, ancora davanti al suo pubblico, martedì sera con fischio d'apertura eventualmente alle ore 19. Salerno però come detto ha 2 risultati su 3 a disposizione, anche con un pareggio le campane manterrebbero lo scudetto sulle proprie maglie anche all'apertura della prossima stagione. È il 52esimo scudetto nella storia della pallamano italiana, si riparte da quanto è successo in gara 1, 28-25 il risultato finale della prima sfida. Migliore marcatrice mercoledì scorso alla Pala Palumbo di Salerno, Ramona Manojlovic con 10 reti, unica giocatrice peraltro andata in doppia cifra in quella sfida. Per Bressanone invece 5 le marcature da parte di Arasai Duran, Giada Babbo e Sofia Ghilardi, che sono anche le prime 3 marcatrici nell'elenco, nel roster della formazione altoatesina. Squadra schierata in campo, Monica Prunster, la grande ex di questa gara, 5 volte ha vinto lo scudetto con la maglia di Salerno. C'è Arasai Duran, che lo scorso anno ha giocato la serie di finale scudetto con la maglia della Mechanic System Oderzo perdendo proprio contro Salerno. Giada Babbo, 185 reti in stagione. Stefani Durvalder, Abfalterer e Sara Hilber sulla linea. Virginia Ucchino, è iniziata gara 2 di finale scudetto per l'assegnazione del 52esimo tricolore nella storia della pallamano italiana femminile. Tutto si decide oggi, oppure si potrebbe anche andare a gara 3, lo scopriremo. Attacca da sinistra a destra dei vostri schermi in tenuta interamente verde il Brixen Sciu Tirol, divise blu e fucsia per Salerno, che subito recupera questo possesso. Palla buttata via da Bressanone sulla prima circolazione di palla. Salerno vuole immediatamente accelerare con Kurnic, che si butta nello spazio, para Pruster e la pallone raccolto da Pina Napoletano. Ancora possesso a beneficio di Salerno con il cronometro della partita che ci dice 47 secondi trascorsi qui alla Pala Sport di Bressanone. 0-0 il punteggio. Brixen Sciu Tirol che ha sprecato il suo primo possesso, Salerno ha sprecato, ha sbagliato il primo tiro della partita con Kurnic, ma è stata agevolata dal rimpallo e ha ancora la possibilità di attaccare con Dana Costa e Manojlovic, che gioca da terzino destro nello starting seven voluto da Laura Abram. Si gira
Lucila Stettler che viene fermata dal fischio della coppia arbitrale. C'è stato un fallo ravvisato da Niccolò Panetta, direttore di gara, insieme a Stefano Riello di questa sfida. Ilaria Dalla Costa ha la possibilità di sbloccare il punteggio dalla linea dei 7 metri. Para Monica Prosser, che ha iniziato alla grandissima, galvanizzata dal pubblico di casa. Subito tre parate, una la mettiamo a statistica allo stesso, perché è arrivata nonostante poi si sia finiti dalla linea dei 7 metri. Si fa trovare pronta però anche Ilic sul rovesciamento di fronte. Siamo già dall'altra parte, ritmi piuttosto alti in questo avvio di gara. 1:44, le due squadre fanno fatica a trovare la via della rete, fanno fatica a sbloccarsi. E naturalmente è una partita per motivi differenti, da un lato e dall'altro, fatta di tensione, fatta anche di nervosismo, fatta anche di paure, perché se Salerno è vero che ha il vantaggio della gara 1 vinta in casa, ha altrettanta pressione sulle spalle, perché perdere oggi, andare a gara 3, significherebbe prestare il fianco ad un Brixen and Sioux Tirol completamente di umore diverso rispetto alla partita di stasera, dove invece Bressanone deve provare a fare la partita. Nel frattempo non segna nessuno, 2:30, se n'è andato un altro minuto rispetto al nostro ultimo aggiornamento, alla nostra ultima news dal Palasport di Bressanone. Monica Prosto nel frattempo ha piazzato la quarta parata in questo avvio di gara. Ilice si salva invece con l'aiuto della traversa. Nulla da fare però, sempre 0-0. Dalla Costa per Kernic, che va ad organizzare l'azione d'attacco di Salerno. C'è il movimento di Stettler che gioca d'appoggio, nel frattempo si è spostata centralmente Manojlovic, ancora per Kernic, accelera Manojlovic, Dalla Costa sugli appoggi, la conclusione, parata numero 5 per Monica Prosser, tiro non irresistibile però questo di Ilaria Dalla Costa, e nulla cambia dopo 3 minuti. Abfalterer aveva costruito un buon tiro in precedenza Bressanone, con la conclusione sbagliata però da Sara Hilber. Abfalterer per Durwalder, il pallone per Duran che si è vista pochissimo in questo inizio di gara. Va in elevazione a Rasaigura, la va a prendere Kernic, palla nell'angolo dove c'è Hilberg, che però non ha il giusto ritmo per andare a tirare. Intanto si è alzato il braccio del passivo, l'attacco in uno contro uno da parte di Babbo, il passaggio è impreciso, tra poco arriverà probabilmente il fischio del passivo. Ha bisogno di accelerare a questo punto Bressanone, che vuole rifugiarsi in una conclusione di Duran, che gioca col palleggio dentro il pallone per l'invasione, però fischiata Sara Hilberg. Nulla da fare per entrambe le formazioni, pallone che scotta come una palla infuocata, scarico nell'angolo, Romeo Prunster che va a chiudere di nuovo. 4 minuti, 6 parate di Prunster. Ago della bilancia di enorme rilevanza, e a Salerno lo sanno bene, perché le parate di Monica Prunster hanno avuto un ruolo fondamentale nei successi degli anni scorsi proprio al Palapalumbo, proprio in terra campana. Stettler che lascia per Manojlovic, ecco, serviva un gol così per superare Monica Prunster. Conclusione violentissima di Ramona Manojlovic, la migliore marcatrice di gara 1, si fa trovare pronta. Dall'altro lato la risposta è come se il gol di Manojlovic avesse in qualche modo sbloccato l'interruttore, e adesso inizia a fluire la corrente, l'elettricità quella giusta, perché in men che non si dica, in un amen, arrivano due conclusioni vincenti, una di Abfalterer, l'altra di Stettler. 2-1 Salerno quando si gioca da 5 minuti. E ancora Abfalterer per Durwalder. Circolazione di palla. Attacco per Durwalder, lo scarico è impreciso però, non c'è fallo, ravvisato dalla coppia arbitrale. Allora si ricomincia con Kernic. Salerno può attaccare adesso per provare a toccare il più 2. Dalla Costa con lo scavalcamento verso l'esterno, il pallone per Napoletano, c'è un fallo in attacco però, sfondamento ravvisato dalla coppia arbitrale. Immediatamente Prunster, ottima l'accelerazione qui per andare da Hilber, grande passaggio di Durwalder, la prima giocatrice lucida però nello scacchiere di Bressanone è stata Monica Prunster, perché
a lei, rimesso immediatamente in gioco il pallone, ha trovato Durvalder che poi ha avuto grande lucidità per tagliare in due la fase di rientro, il ripiegamento un po' disordinato di Salerno e trovare il gol del 2-2 con Sara Hilber, prima rete della partita per Hilber, con il pallone adesso in mano a Salerno, si va avanti dalla costa, l'uno contro uno di Manojlovic che fa muovere con un incrocio Romeo che intanto è risalita molto bene, a sinistra Krnic che va sull'uno contro uno, la tiene a Falter in qualche modo, troppo schiacciata la difesa, ancora Prosser però, vediamo di chi è questa ribattuta con una mano, già da Babbo che vola in cielo, supera in centimetri le doti atletiche, Romeo il tiro poi da parte, attenzione a questo tiro di Upfalter, para Hilic, era successo un po' di tutto con una ribattuta sul tiro di Harasai Duran che era rimasto in sospeso, pallone che era rimasto lì poi vagante, l'ha fatta proprio Upfalter, ha chiuso però l'unico angolo possibile per la verità per Nadia Upfalter, Mariana Hilic che piazza una parata ancora in questo avvio di gara e i portieri sono indubbiamente i protagonisti di questo inizio di partita, avaro di gol ma ricco di giocate spettacolari tra i pali, Krnic alto sopra la traversa, un po' di fretta qui e un po' di tensione nelle mani di Natasha Krnic che aveva lasciato partire un tiro all'indirizzo della porta di Bressanone, non c'è fallo su questo pallone buttato via da Ghilardi, contropiede con Krnic che va a tu per tu con Prosser, Monica Prosser è su un altro pianeta, ha iniziato una partita che se dovesse proseguire in questa direzione potrebbe creare grossi, grossi problemi a Salerno. Durvalder per Upfalterer nella circolazione di palla. Ghilardi ha giocato d'appoggio, poi Ucchino, serie di movimenti per attivare Nadia Falterer che prova la conclusione sotto contatto, c'è stato un fallo, sorride in maniera però un po' amara, sarcastica, è l'area della costa che voleva lo sfondamento, si riparte dall'arco tratteggiato dei 9 metri però ancora con il pallone in mano alle giocatrici in maglia verde. Ghilardi, una mano sul collo, riesce a fuggir via, la buttano giù le giocatrici di Salerno, voleva i passi dalla costa che però si becca un 2 minuti perché è andata a spingere in ritardo Sofia Ghilardi che va a segnare il gol del primo vantaggio nel corso della partita per Bressanone, si tratta del gol numero 97 da parte di Sofia Ghilardi in stagione, giocatrice classe 99 proveniente dalla Rodriguez Cleva León, formazione spagnola, lei che si è fatta apprezzare nel campionato italiano con la maglia della Leonessa Brescia. Abbiamo già rimarcato la grande atmosfera sugli spalti con oltre 1500 spettatori, non c'è un posto a sedere libero alla Palasport di Bressanone, attacco per Salerno che è in inferiorità numerica e sta giocando in extra player, nel frattempo Bressanone ha alzato la sua difesa con Giada Babbo che sta giocando da centro avanti, il tiro di Krnic, che esperienza questa conclusione di Natasha Krnic in caduta verso l'esterno sulla spinta della difesa, conclusione schiacciata che si infila sotto la gamba di Monica Prosser, passaggio per Sofia Ghilardi, grande palla di Giada Babbo, errore però di Sofia Ghilardi dai 6 metri, aveva una buona chance in questo frangetto Sofia Ghilardi, Bressanone spreca e probabilmente gara 1 deve aver insegnato alla formazione altoatesina che in una finale e contro un'avversaria abituata a giocare queste partite come Salerno, ogni possesso, soprattutto quelli in inferiorità numerica dell'avversario naturalmente, quindi in superiorità numerica, sono di importanza capitale e anche difendere bene soprattutto, perché qui su questo uno contro uno di Siriel Lauretti Matos la difesa di Bressanone resta un po' troppo a guardare, difesa pigra, grande giocata di Lauretti Matos per la 4-3, giocatrice sempre affidabilissima Siriel Lauretti Matos, lo sa bene la sua allenatrice Laura Avram. Grande versatilità, gol importante anche in gara 1 per lei in un momento in cui Salerno doveva rimettere in piedi la partita. Intanto Babbo che non subisce fallo secondo gli arbitri, era stata probabilmente toccata al momento del tiro, non è stato però un intervento secondo la coppia arbitrale influente per il tipo di conclusione che già da Babbo era andata a scagliare verso la porta di Ilic, ha cercato poi un pallonetto, nulla da fare, 4-3 il risultato, molto male però da un punto di vista statistico Bressanone con la superiorità numerica, due reti subite
per il 2-0 di parziale, dal 3-2 al 4-3 Salerno. Krnic raccoglie il pallone da terra, poi finisce a terra, nel frattempo però la palla ce l'ha in mano Napoletano, che viene fermata fallosamente da Hilber. 9 metri, c'è un cartellino giallo intanto per Sara Hilber. Si riparte Krnic. Settler per Krnic, difende con Ghilardi, centro avanti adesso Bressanone, anche con Salerno in parità numerica. Krnic sull'uno contro uno verso sinistra, Lauretti Matos che deve ricominciare con il palleggio, si alza il braccio del passivo, nel frattempo Lauretti Matos ancora una volta un uno contro uno che le dà soddisfazione su Abfalterer, si ricomincia dai 9 metri. Lauretti Matos di nuovo col palleggio, rischia i passi e arriva infatti la decisione della coppia arbitrale che consegna il pallone a Bressanone. Hilber può correre via il tentativo di intervento di Ramona Manojlovic. Questa è un'ingenuità di Manojlovic che si becca un 2 minuti, e nel frattempo Sara Hilber fa esplodere il pubblico di casa per il gol del 4-4, 11 minuti e mezzo. Confermiamo il rapporto precedente, il dato precedente, partita avara di gol. Ma nel frattempo Salerno deve affrontare il secondo passaggio in 11 minuti in superiorità numerica per questo fallo di Ramona Manojlovic. È rientrata nel frattempo nello scacchiere offensivo della formazione campana Ilera Dalla Costa in posizione di centrale. Salerno sta attaccando adesso con l'extra player, dunque con la porta vuota. Krnic per Dalla Costa, cambio di posizione, si muove Natasha Krnic con il pallone in mano, non c'è intesa con Lauretti Matos, fortunosa questa palla recuperata da Vittoria Romeo che si trovava di passaggio da quelle parti. Il tiro di Krnic che spiazza Proster, palla che finisce sul palo, nulla da fare per Salerno, e adesso Bressanone attacca con la superiorità numerica, palla che sfugge via però dalle mani di Sofia Ghilardi che si becca un cambio di possesso, scivola dalle mani di Sofia Ghilardi il pallone. E nulla da fare, è 1-0-9 da giocare con la inferiorità numerica per Salerno, che però nel frattempo si è salvata ancora una volta in una situazione di giocatrice in meno. Lauretti Matos Dalla Costa, cambio di posizione, arriva Dalla Costa centralmente. Lauretti Matos con un incrocio fa muovere Krnic che subisce fallo. Va benissimo così a Salerno perché nel frattempo le campane possono dare un'occhiata al tabellone luminoso della Palasport di Bressanone e vedere i secondi che vanno via, che fuggono del passaggio di inferiorità numerica al limite dei passi. Questa azione di Lauretti Matos, protesta in panchina Ubinessing, tentativo di anticipo di Hilber che riesce a sporcare il pallone, non a riconquistarlo. Krnic dalla distanza, ancora una conclusione non violentissima ma ben piazzata di Natasha Krnic, che è la giocatrice che assume le responsabilità principali in questo momento almeno di partita per quanto riguarda Salerno. Conclusioni insidiose dalla distanza che aspettano il movimento di Prusser per poi freddarla. 5-4 il punteggio, tentativo di andare da Occhino che la mette sul palo lungo, rete per la pronta replica del Brix Südtirol, gol del pareggio, 5-5. Quando procediamo verso lo scoccare del quarto d'ora, in questo momento 14 i minuti sul timer della gara. Krnic Dalla Costa, c'è un fallo fischiato a Pina Napoletano e dunque tiro dai 7 metri con il primo 2 minuti della partita per Bressanone, 2 minuti per Sara Hilber, anche in questo caso un po' ingenua come lo era stata Manojlovic nell'azione precedente. Qui Hilber va a toccare Napoletano al momento della conclusione, ci sono gli estremi per un 2 minuti, possibilità per Ramona Manojlovic di sfidare Monica Proster dalla distanza, rete per il nuovo vantaggio Salerno, 6-5. Ed è la rete numero 2 in questa partita per Ramona Manojlovic, rete numero 12 in questa serie di finale.
per il centrale che farà parte della nazionale Under 20, che disputerà dal 22 giugno al 3 luglio prossimi i campionati mondiali di categoria in Slovenia. Appuntamento storico per la pallamano italiana, frutto di una wild card assegnata dalla Federazione Mondiale all'Italia. Intanto Ghilardi, che però viene fermata nella morsa stretta fra Ilara Dalla Costa e Lucilla Stettler. Ancora Ghilardi dialoga con Abfalterer, che va sull'uno contro uno, scarica con la mano sinistra, raddoppio difensivo di Salerno e time out chiamato da Ubinessing sulla panchina del Brixen Sud Tirol. Noi andiamo in pausa e poi torniamo sempre in diretta dalla Palasport di Bressanone per la finale scudetto. Di nuovo in diretta con le immagini dal Palasport di Bressanone. Time out, il primo time out della partita, speso da Ubinessing, il tecnico del Brixen Sud Tirol. Ha condotto questo club alla promozione in Serie A Beretta e da lì escalation di risultati positivi in classifica anno dopo anno, anche rinforzando la squadra. E questo è lo sforzo massimo operato dalla formazione altoatesina, quello di quest'anno, con il mercato che ha portato Virginia Ucchino, la conferma di Sofia Ghilardi e Giada Babbo, Monica Prunster tra i pali, Arasai Duran, Giorgia Di Pietro. Intanto possibilità sulla superiorità numerica per il tiro di Nod Dufter, che però sbaglia la conclusione, spara addosso a Ilic. Nulla da fare per il Brixen Sud Tirol. Era un buon tiro quello costruito per Nod Dufter, però non è riuscita ad angolare come avrebbe voluto, e nel frattempo si sblocca Ilara Dalla Costa nelle fila della Iomi Salerno. Ha trovato una conclusione con un buon ritmo, la tiratrice principale per la verità nello scacchiere offensivo delle campionesse d'Italia. 7-5 il punteggio. Durvalder per Abfalterer. Bressanone nel frattempo recupera la inferiorità numerica, rientra Prunster tra i pali, stava giocando in extra player la formazione altoatesina, si muove Abfalterer, si alza il baricentro difensivo, il pallone per Sofia Ghilardi, ancora il giro palla con l'uno contro uno cercato da Durvalder. 2 minuti per Natasha Krnic. Mano alta di Natasha Krnic, che va a toccare duro sul collo Stefani Durvalder. E dunque possibilità per Bressanone di giocare per la terza volta nel corso della partita con una giocatrice in più. 3 passaggi in superiorità numerica sono tradotti in minuti, 6 minuti in superiorità numerica sui 18 complessivi che saranno disputati al termine appunto del passaggio della sospensione temporanea per Salerno. Palla per Nod Dufter, che si prende un tiro sporco, arriva ancora una parata da parte di Ilic che si abbassa. Tiro non comodissimo quello di Nod Dufter, che aveva ricevuto una buona palla da Giada Babbo. La palla però sporcata poi dalla difesa di Salerno, e ancora una volta Bressanone è sprecona nella situazione di superiorità numerica. Salerno ovviamente ringrazia e può gestire un doppio vantaggio in questo momento con una giocatrice in meno, ma con l'extra player. Il pallone per Lauretti Matos, che la butta dentro per Vittoria Romeo, che però viene fermata dalla difesa
attenta di Arasai Duran con la complicità di Sofia Ghilardi. Ha ripreso il gioco, ancora Salerno dei 9 metri. Lauretti Matos per Dalla Costa, il giro palla si alza, il baricentro difensivo intanto con l'aggressione operata da Giada Babbo all'indirizzo di Ramona Manolovic. Dalla Costa al limite dei passi, poi riesce a scaricare questo pallone, Prunster salva Bressanone in una difesa non efficacissima, non esattamente così concentrata come dovrebbe essere la difesa di una squadra che deve recuperare due reti in gara 2 di finale scudetto, ma va benissimo così, te lo puoi permettere quando hai Monica Prunster là dietro. C'è Giorgia Di Pietro nello scacchiere offensivo del Brixen Südtirol, torna in campo nel frattempo Sara Kilber, due errori al tiro per Nofdufter, non benissimo in questo avvio di gara. Nel frattempo c'è un fallo su Ghilardi. Di Pietro, scarico per Ghilardi sull'uno contro uno, sotto contatto, fallo ancora, sempre Salerno in difesa e adesso non più con la inferiorità numerica. Ancora una volta Bressanone non ha approfittato della giocatrice in più. Duran, che fino ad ora non si è praticamente mai vista. Il tiro di Ghilardi, non impeccabile Ilic, che tocca il pallone, che però finisce in fondo al sacco. 7-6, la tiene in vita, la tiene aperta Bressanone, che ha bisogno di una vittoria per portare la gara al terzo incontro, alla bella di martedì sera. Con un pari o con una vittoria, Salerno si laureerebbe squadra campione d'Italia ancora una volta. Stettler, Dalla Costa, palla schiacciata per Romeo, non ha una buona presa però Vittoria Romeo in questo frangente. Allora si torna sul fronte opposto, dove Bressanone può provare adesso a piazzare il 2-0 di parziale per rimettere ancora in equilibrio l'andamento dell'incontro. Bressanone che all'inizio dell'ultimo quarto di partita aveva trovato il vantaggio in gara 1 sul 21-19, salvo poi essere superata fino al 24-22 da Salerno, che poi si è imposta sul 28-25. Ci prova dalla distanza Sofia Ghilardi, la cui conclusione viene sporcata dal muro, ed è proprio il muro di Salerno a toccare in ultima istanza il pallone. Dunque palla che rimane ancora in possesso del Brixen Südtirol. Giorgia Di Pietro con il palleggio, il pallone schiacciato per Hilbert, che si prende un tiro non semplice, qui tira fuori dal cilindro un coniglio bianchissimo. Sara Hilbert alza la traiettoria, non angolato ma difficile da leggere come tiro per Mariana Ilic, è il gol del pari, è il gol del 7-7. Kernic, Salerno con Giada Babbo che gioca come uno avanti e dà fastidio sia a Ramona Manolovic che a Kernic in questo momento. Manolovic ha tagliato come doppio pivot, fallo di Ucchino, 9 metri. Kernic ancora per Dalla Costa, si muove centralmente Ilaria Dalla Costa sull'uno contro uno, palla lasciata a Manojlovic. Kernic, il tiro sulla corsa, sta un po' troppo a guardare la difesa del Brixen Südtirol, troppo schiacciate sia Giorgia Di Pietro che Arasai Duran. Battuta sul primo palo Monica Prosser, Salerno torna in avvantaggio, mantiene dalla sua l'inerzia della partita, nonostante si faccia fatica naturalmente a parlare di inerzia vera e propria in un incontro così equilibrato, con un punteggio peraltro così basso dopo 21 minuti. Aveva iniziato davvero in maniera straordinaria Monica Prunster, gara che adesso si è un po' normalizzata anche nel rendimento al tiro delle giocatrici di campo. Intanto Virginia Ucchino riceve un assist favoloso da Giada Babbo, no look, è l'uno contro uno, poi di Ucchino è impari nei confronti di Dalla Costa, non tanto da un punto di vista fisico perché per chili e centimetri le due giocatrici si equivalgono, ma perché Ucchino aveva preso posizione, si trovava davanti a Dalla Costa che peraltro era anche all'interno dell'area dei 6 metri. Non c'era altra soluzione che quella adottata da Ilaria Dalla Costa, lasciar girare Ucchino e sperare in un tiro sbagliato. Kernic intanto, è finita a terra Stettler e palla buttata via però da Salerno, e adesso Bressanone ha la possibilità di accelerare. Duran per Giada Babbo, la prende in controtempo Ghilardi. Babbo voleva continuare a giocare però
il faro del gioco del Brixen Sud Tirol, Giada Babbo, classe 97, origini conversanesi. Due volte campione d'Italia con la maglia della sua città, con la sua Conversano. L'approdo a Bressanone quando Conversano ha dovuto forzatamente salutare la massima serie. Una delle migliori giocatrici del campionato. Non ha ancora segnato in questa gara 2 di finale scudetto. 185 reti, e rimane questo il suo bottino stagionale. Arriva alla conclusione, para Ilic, non c'è fallo, si continua a giocare, il lancio di Ilic, non ci arriva Di Pietro, il tiro parato da Pruster, aveva concluso Vittoria Romeo, che probabilmente ha avuto troppa fretta per prendersi quella conclusione. Nel frattempo scintille tra Lucilla Stettner e Virginia Occhino, pioggia di fischi del pubblico altoatesino. Super parata di Monica Pruster sul tiro a botta sicura di Vittoria Romeo, che è andata a prendersi la conclusione senza il palleggio, ha sentito nelle mani un tiro sulla corsa senza ragionare troppo, senza rallentare soprattutto, ma trovarsi poi davanti i centimetri, le leve lunghe di Monica Pruster, che fa diventare tutto buio, che fa sparire la rete bianca alle sue spalle e toglie ogni spiraglio, ogni raggio d'azione, rende tutto naturalmente molto complesso. 8-8, non si muove il punteggio. Di Pietro, l'incrocio per Duran che risale ma è scomoda nell'azione, arrivando da destra Rasai Duran, palla persa da Babbo sul passaggio, e allora Manojlovic, va lei alla conclusione, il tiro alto, non c'è fallo anche questo frangente, ne esce bene Bressanone che può ricominciare ancora con Giada Babbo, che facendo alle compagne venite con me, acceleriamo. Rasai Duran con lo scavalcamento, mano sinistra per andare da Babbo, il tiro di Di Pietro, questo tiro però ha un nome e si chiama fretta. Time out chiamato da Laura Avram, 24 minuti e mezzo sul timer, 8-8 il risultato, tante scelte sbagliate frutto della fretta da una parte e dall'altra. Noi andiamo in pausa e poi torniamo ancora in diretta da Bressanone. Da cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brini sta per 100% latte Alto Adige. Brini è nella nostra natura. E quelle che state vedendo sono le immagini che arrivano dal Palasport di Bressanone, dove sventola la bandiera bianco-verde sulla porzione dedicata ai tifosi più affezionati, al fan club, la Ola di Bressanone, uno dei club storici legati alla tifo della pallamano italiana. Ma oggi è una giornata in cui tutta la città di Bressanone ha risposto presente alla chiamata, perché qui una serie di finale scudetto manca da tempo immemore. Era dal 2006 peraltro che anche la formazione maschile non arrivava in una serie di playoff scudetto, e mercoledì sera sarà ancora area di grande pallamano. Qui arriverà la capolista Junior Fasano per gara 1 di semifinale scudetto. Nel frattempo giù il cappello per questo gran gol di Ilaria Dalla Costa, primo passo, la sua conclusione preferita per spiazzare Pruster e trovare il gol del nuovo vantaggio Salerno. 9-8 il risultato quando mancano meno di 5 minuti alla fine del primo tempo. Nessuna delle due squadre ha ancora toccato la doppia cifra. È Natasha Krnic assieme a Sara Hilber, la migliore marcatrice della partita, per entrambe tre reti. Intanto Duran riceve questo pallone dentro, gran palla per Virginia Occhino, fa sempre molta paura Duran quando arriva anche da una posizione non esattamente comodissima come quella di terzino destro per una tiratrice come lei. 9 metri nel frattempo per la Yomi Salerno, voleva qualcosina in più probabilmente Ilaria Dalla Costa, che aveva spinto fino in fondo, un fallo però cominciato all'altezza dei 9 metri, dunque si ricomincia con Ilaria Dalla Costa.
Babbo che la va a marcare quasi a uomo e la tiene comunque distante. Intanto ha tagliato come doppio pivot Manojlovic, che poi sbuca a sinistra. C'è una fallo su Stettler, attenzionata speciale, se ne prende cura Sofia Ghilardi. 9 metri nuovamente Lu Stettler, ex Ariosto Ferrara, ex Teramo, pivot di origini argentine. Palla recuperata qui da Bressanone, la pressione di Giada Babbo mette in difficoltà il giro palla di Salerno. Ghilardi per Babbo, la finta, deve ricoordinarsi però Giada Babbo perché non ha spazio, e allora le due tornano in posizione nei loro ruoli naturali. Nel mezzo Giorgia Di Pietro che organizza l'azione d'attacco da parte della Brixen su Tirol, che gestisce la palla del possibile vantaggio. Duran, il palleggio di Arasai Duran, poi il tiro sulla corsa, si sblocca Arasai Duran, tiro a sorpresa della cubana. Meno di 3 all'intervallo, vantaggio Bressanone 19. Conclusione che ha mandato fuori causa la difesa di Salerno. Ilic non ha avuto il tempo di reagire. Gol numero 160 in stagione per Arasai Duran, con Giorgia Di Pietro e Giada Babbo ha riformato un trio che, come sottolineavamo in precedenza, sciorinando il palmarès di Giada Babbo, ha vinto con la maglia del Conversano. Erano tutte e tre contestualmente impegnate. Intanto gol stratosferico di Lara Dalla Costa, piede destro avanti. Dalla Costa adesso ha il braccio piuttosto caldino. Duran, 2 minuti però per Natasha Krnic. Sospensione temporanea ed è la seconda della partita per Krnic. E questo cambia adesso i piani difensivi, o potrebbe quantomeno cambiare i piani difensivi di Laura Avram. Krnic è un terzo difensore, è il baluardo difensivo assieme a Dilara Dalla Costa. E questo potrebbe influire sullo schieramento difensivo di Salerno. Nel frattempo Di Pietro arriva sui 6 metri per l'11-10, torna in vantaggio Bressanone. Sulla superiorità numerica, questa volta ha attaccato molto bene, forse per la prima volta nel corso della partita ha attaccato nel modo migliore. Brixen sulla difesa con una giocatrice in meno delle campionesse d'Italia e ha trovato la rete del vantaggio, la rete del più uno, quando manca un minuto e mezzo alla fine del primo tempo. Dalla Costa, è rientrata Lauretti Matos nel frattempo, che riprende posto sulla linea dei terzini con la marcatura ancora a vista di Giada Babbo su Ramona Manojlovic. Dalla Costa sull'uno contro uno, ancora Manojlovic che questa volta si è liberata, ma lei al tiro para Prunster, la ribattuta è finita oltre la linea laterale, l'ultimo tocco di Prunster, il pallone rimane in mano a Salerno, che ovviamente sta facendo di tutto per allungare i tempi di questo attacco. Mancano 54 secondi prima che Salerno possa tornare a giocare in parità numerica. Manojlovic con un incrocio per liberare Dalla Costa, Napoletano va a puntare Hilbert, ovviamente Napoletano vuole farsi abbracciare per cercare un fallo. Ancora Dalla Costa per Stettler, la recupera però Bressanone, non c'è fallo, può correre in contropiede Sara Hilbert a duellare con Ilic, che para con la faccia, tiro di Hilbert dritto per dritto sul viso di Mariana Ilic. Duro colpo questo per Ilic, ricevuto sulla conclusione di Hilbert. Certo non impeccabile il tiro di Hilbert, questo possiamo dirlo. Era completamente sola, aveva la possibilità di prendere la mira senza particolari problemi. Vediamo quale sarà la decisione della coppia arbitrale in merito. Nel frattempo Ilic è ancora a terra e sta ricevendo le cure mediche dello staff salernitano con il dottor Telese. Può continuare Mariana Ilic, fortunatamente non sembra nulla di grave. Pallone in pieno volto. Non ci sono conseguenze se non il pallone tornato in mano alla Yomi Salerno.
E dunque l'intervento da parte di Ilić permette a Salerno di attaccare con la palla del possibile pareggio. 20 secondi ancora da giocare con una giocatrice in meno per la formazione salernitana. Quando mancano 20 secondi al termine del primo tempo, Salerno giocherà dunque una frazione minima di questo finale di tempo con la parità numerica. Ilić ha ripreso posto in campo nel frattempo. 10 secondi al termine, Salerno in questo momento torna in parità numerica. 7 secondi ancora dalla costa per Lauretti Matos, che si prende un tiro in appoggio un po' rischioso. Non c'è più tempo, finisce così il primo tempo dunque, finisce così la prima frazione di gioco. Brescia non è in vantaggio sulla Iomi Salerno, 11-10 al termine della prima frazione di gara, al termine della prima mezz'ora qui alla Palasport di Bressanone. L'atmosfera, lo avevamo già detto in apertura di telecronaca, è caldissima, è rovente, la partita è equilibratissima e gara 2 di finale scudetto in palio. C'è il 52esimo tricolore nella storia della pallamano italiano femminile. Adesso ci fermiamo e poi torniamo sempre su Eleven Sports in diretta da Bressanone per il secondo tempo di questa spettacolare gara 2 di finale scudetto. A tra poco. Was die Bauern antreibt? Die Liebe zur Natur und zu ihren Tieren. Die würzigen Kräuter und Gräser der Almwiesen verleihen der Milch ihren einmaligen Geschmack. Wo Brimi draufsteht, ist 100% Südtirol drin. Brimi, es ist in unserer Natur. In Südtirol spiegelt sich Qualität aller Orten. Wie in Forstkronen, dem, ja, kaiserlichen unserer Biere. Forst, das Bier der Heimat. Cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brimi sta per 100% latte Alto Adige. Brimi è nella nostra natura. In Alto Adige, ogni cosa è specchio di qualità. Come Forst Kronen, la più amata delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige.
Di nuovo in diretta dal Palasport di Bressanone, 11-10 in favore del Brixen Sud Tirol sulla Iomi Salerno al termine del primo tempo, ed è gara 2 di finale scudetto che potrebbe assegnare il 52esimo tricolore nella storia della pallamano italiana femminile, ma non è detto, perché questo avvenga dovremmo riscontrare una vittoria della Iomi Salerno oppure un pareggio tra le due squadre. Salerno ha già vinto gara 1, si è imposta con il risultato finale di 28-25 al termine del primo atto, del primo confronto giocato mercoledì scorso in casa della formazione campana alla Palapalumbo di Salerno. Per Bressanone invece unica chance possibile per allungare la serie alla bella a gara 3 di martedì sera, ancora qui, ancora in casa, ancora davanti al suo pubblico, e vincere. È proprio il pubblico di Bressanone sta sospingendo le sue giocatrici verso l'impresa di riuscire a fermare in casa le campionesse d'Italia in carica. Unica vittoria stagionale della Brixen Sud Tirol sulla Iomi Salerno, non qui a Bressanone dove in regular season era finita in parità, bensì nella finale di Coppa Italia a Salso Maggiore Terme, dove il Brixen Sud Tirol ha vinto questo trofeo per la prima volta nella sua storia. Società che vanta 7 scudetti conquistati tra il 1978 e il 1985. Prova la conclusione intanto Arasai Duran, come nel primo tempo che era stato caratterizzato da tanto nervosismo e tanti errori da una parte e dall'altra, riscontriamo ancora una fatica da parte di ambedue le compagini nel trovare la via del gol. Sbaglia da una parte Salerno con la parata di Prunster, e peraltro è la parata numero 11 di Monica Prunster contro le 11 reti subite. Sta parando di fatto col 50% Monica Prunster, che si abbassa leggermente adesso perché subisce la l'undicesima rete della sua partita, e dunque è arrivato il gol del pareggio. 8 parate invece al momento per Mariana Ilic. È una sfida comunque interessante tra due portieri che stanno recitando un ruolo da assolute protagoniste in questa partita. Non figura ancora nel tabellino del match invece Giada Babbo, attenzionata speciale in posizione di ala sinistra, dove la marcatura di Vittoria Romeo è sempre particolarmente attenta. Babbo che ha trovato un paio di giocate risalendo nella posizione di centrale, poco altro però. Riceve questo pallone, vedete come sia costretta a ripartire perché non è un buon ritmo sul pallone ricevuto, e poi eccola qua, Giada Babbo, giù il cappello, giocata pazzesca di Babbo, gol bellissimo, girella incredibile di Giada Babbo per superare Mariana Ilic. Ne stavamo per l'appunto parlando, non poteva una giocatrice del suo calibro non essere presente sul tabellino delle marcatrici. Ci è entrata peraltro da grande giocatrice qual è, con un numero da circo, gran giocata per le 12-11 sul fronte opposto, altrettanto bella seppur di matrice diversa, fatta di potenza e atletismo questo gol da parte di Ramona Manojlovic. Durvalda nel frattempo per Ghilardi, dentro per Ucchino che danza sulla linea dei 6 metri e riesce a coordinarsi evitando l'invasione. Botta e risposta, acuto Salerno contro acuto del Brixen Sud Tirol, 13-12. Kernic dalla costa si muove come pivot, come doppio pivot, e poi esce fuori per giocare. Babbo è sempre come centravanti, spostato però sul lato destro. Parata di Monica Prunster nel frattempo. Babbo il giro di schiena di Arasai Duran, che subisce fallo sul ripiegamento da parte di Ilara Dalla Costa. 2 minuti per Vittoria Romeo, probabilmente per proteste, deve aver detto qualcosa alla coppia arbitrale perché era completamente avulsa dalla sessione di gioco, era fuori dalla dinamica dell'azione d'attacco di Arasai Duran. Superiorità numerica per il Brixen Sud Tirol.
Si tratta della quinta sospensione temporanea della Iomi Salerno, una soltanto invece fino ad ora per il Brixen su Tirol. Per Salerno peraltro c'è la spada di Damocle, nel frattempo il gol da parte di Nadia Falterer per il 14-12, è il massimo vantaggio della partita. Dicevo, per quanto riguarda Salerno c'è la spada di Damocle della doppia sospensione temporanea che pende sulla testa di Natasha Krnic. Aveva iniziato molto bene il centrale della formazione salernitana, poi si è un po' spenta nella fase offensiva ed è in difesa che però sa dare il suo meglio, ed è lì che dovrà fare molta attenzione per evitare la terza sospensione temporanea e dunque la conseguente squalifica. Il pallone intanto manovrato da Salerno con Ilara Dalla Costa che dialoga con Lauretti Matos che gioca d'appoggio, ancora Dalla Costa sull'uno contro uno, si torna sempre nell'angolo da Lauretti Matos che prova a superare con uno scavalcamento Virginia Occhino. C'è un fallo, Salerno ancora una volta lancia un'occhiata al cronometro per far correre via i secondi, uno contro uno nuovamente falloso di Ilara Dalla Costa su Giada Babbo che va a prenderla nuovamente. Buona chiusura difensiva da parte del Brixen su Tirol che adesso alza l'intensità della sua azione di difesa a protezione della porta difesa da Monica Proster, ma Salerno ha tiratrici di assoluto livello come abbiamo visto con questa rete di Manojlovic. Nel frattempo grande passaggio di Giada Babbo tra le gambe del difensore, tra i pali è entrata Elisa Ferrari che mette a segno un intervento di fondamentale importanza perché avrebbe permesso alla Brixen su Tirol di ritrovare il più 2, che invece in una gara così equilibrata, così tesa e così incerta dà alla Iomi Salerno la possibilità di andare nella metà campo avversaria con il pallone del possibile pari in mano. È accomodata sul fondo della panchina invece Mariana Ilic che aveva subito un colpo al volto su un tiro di Hilbert nel corso del primo tempo. Nel frattempo sale in cattedra Ramona Manojlovic. Babbo nel frattempo ha cambiato ritmo sul filo dei passi che arrivano infatti, e c'era un passo di troppo effettivamente di Giada Babbo che probabilmente non si è resa conto nella dinamica del suo movimento di aver commesso un fallo in attacco. Probabilmente quando avrà modo di rivedere il filmato, in questo caso non avrà dubbi. 14-14, 6 e mezzo giocati nel corso della ripresa. Fallo di Abfalterer che interviene in maniera rischiosa sul collo di Manojlovic. 9 metri ancora, Manojlovic per Krnic, verso sinistra l'uno contro uno, va dentro Natasha Krnic, lasciano giocare gli arbitri fino alla fine, poi però non premiano Krnic con un penalty, si ricomincia sempre dai 9 metri. Non è efficacissima in questo frangente la copertura difensiva della Brixen su Tirol, raccoglie con una mano Manojlovic che va a sfidare a Falterer, poi cede a Krnic che gioca col palleggio, ancora Krnic, sfondamento fischiato per uno fallo su Durvalder, contropiede per Babbo che non ci pensa nemmeno a cedere quel pallone, vuole andare fino in fondo già da Babbo, impazzisce il pubblico di Bressanone, rete del vantaggio, 15-14. Giro palla a Salerno, Krnic. 6 reti per Ramona Manojlovic, trascinatrice sotto il profilo delle segnature per quanto riguarda Salerno. 3 gol per Dalla Costa, 3 per Krnic nelle fila delle campionesse d'Italia. Palla dentro, intanto Stettler. Gran giocata di Lucina Stettler che raccoglie il pallone, spalle alla porta. 2 minuti per Sofia Ghilardi. Seconda sospensione temporanea nel corso della partita per Bressanone, grande palla giocata da Lucila Stettler sull'assist di Manojlovic che a questo punto è diventata uno spauracchio per la difesa di Bressanone che è costretta sempre a compiere un passo in avanti che può risultare letale. Stettler, da giocatrice intelligente qual è, si è mossa alle spalle e ha trovato questo penalty trasformato poi dalla compagna che l'aveva fornito l'assist. Gol del pareggio, 15-15, ancora equilibrio totale a Bressanone. Duran senza Ghilardi e con l'extra player in campo Bressanone. Durvalder per Babbo, poi Arasai Duran,
Abfalterer, Durwalder, impreciso il passaggio, pallone che era destinato a Giada Babbo. Non lucidissima, non nella sua versione migliore Stefani Durwalder, che è una giocatrice che non ha tanti gol nelle mani ma ha passaggi preziosi. Invece in questo frangente sbaglia malamente, Salerno invece punisce e non sta a guardare. 2-0 di controparziale di Salerno che mette la testa avanti, 16-15. Durwalder intanto per l'attacco del Brixen su Tirol, il giro palla Duran che gioca col palleggio, poi ancora Durwalder deve fermarsi e ricominciare e riposizionare le sue giocatrici bressanone. Babbo con il palleggio ancora per andare a sfidare Lauretti Matos, Durwalder di nuovo, Abfalterer sull'uno contro uno, c'è un fallo ancora, buona intensità difensiva offerta dalla Iomi Salerno in questo frangente con Bressanone che sta giocando con la parità numerica nella fase di possesso ma con una giocatrice in meno e con il timore naturalmente che quella porta vuota possa diventare, possa tramutarsi nel più 2 Salerno, e sarebbe il massimo vantaggio delle salernitane nel corso della partita. Più 2 già toccato dal Brixen su Tirol in un paio di frangenti ma solo per pochi minuti. Durwalder, ancora Falterer sulla corsa, gran gol di Nadia Falterer, ma soprattutto il gol che risolve un po' di problemi, che toglie un po' di pensieri, almeno per un attimo, a Bressanone. Sul fronte opposto, ancora una volta, Ramona Manojlovic. Che partita di Manojlovic, che sale a quota 8. Ed è già di per sé un numero interessante in termini di realizzazioni, è ancora più pesante se sono 17 in totale le reti segnate dalla sua squadra. Un solo gol invece a referto per Arasai Duran, che per quanto ho visto fino ad ora è la grande assente nell'attacco del Brixen su Tirol. Altoatesine che avrebbero bisogno di qualche conclusione dalla distanza di Duran per stanare un po' la difesa avversaria. Errore al tiro di Ucchino, nel frattempo aveva ricevuto un ottimo assist, parata importantissima da parte di Elisa Ferrari. Costa per Kernic, costruisce Salerno, ancora Ilara Dalla Costa, taglio di Lauretti Matos, due pivot per Salerno. Kernic, l'uscita, il pallone dentro e la palla arriva dalle parti di Stettler, non c'è fallo però secondo gli arbitri, parata di Prunster che riesce ad abbassarsi e tiene in vita letteralmente Bressanone in un momento in cui, nonostante stia trovando comunque la via del tiro Bressanone, l'impressione è che sia cambiata un pochettino l'energia della partita. C'è una grande fatica del Brixen su Tirol nel costruire il tiro, nel cercare la conclusione, nell'arrivare nella zona della conclusione. Duran, il pallone per Arasai Duran dalla distanza, para però in qualche modo con l'aiuto della traversa Elisa Ferrari. Nulla da fare per Duran, non è giornata per ora. Dalla Costa, stacca, ottimo passaggio per la conclusione un po' timorosa questa volta di Lauretti Matos, che ha cambiato idea, ha cambiato scelta, ha cambiato angolo, ha cambiato tipo di tiro all'ultimo momento in caduta. Palla troppo schiacciata per superare Prunster, nulla da fare. Palla del pari in mano a Bressanone, ancora quando siamo giunti al 42esimo minuto complessivo. Di Pietro, uno contro uno di Ghilardi col palleggio, poi Abfalterer non ha un buon impatto con la palla, da nulla Nadia Abfalterer, sotto contatto cede qualcosa, più di qualcosa direi in termini di centimetri a Dilara Dalla Costa, ma questo per Dalla Costa ha rappresentato un problema su quest'ultima azione difensiva, perché Abfalterer si è quasi abbassata ulteriormente sfuggendo via alle braccia, alla pressione, alla morsa di Ilara Dalla Costa, e ha trovato il gol del pari. Dalla Costa chiede ritmo adesso nella circolazione di palla alle compagne. Uno contro uno di Manojlovic. Cerca il tiro Kernic, 7 metri e ci sarà un 2 minuti per Andrea Eder. Superiorità numerica ancora una volta per la Iomi Salerno in questo secondo tempo. Terza
situazione di inferiorità numerica invece per il Brixen sul Tirol. Manojlovic, rete, pallone nell'angolo alto, occhiata al tabellone per controllare l'andamento della partita per Ramona Manojlovic. È il gol numero 18 della Iomi Salerno, il 50% esatto delle reti delle campionesse d'Italia portano la firma proprio della giovanissima Ramona Manojlovic, che nel frattempo si conferma la migliore marcatrice della sua squadra in questa serie di finale scudetto. 19 reti in due partite, 7 metri però per questa chiusura difensiva in ritardo. Ancora una volta Abfalterer che sta tenendo letteralmente a galla Bressanone. Dalla linea va Babbo. L'aspetta Elisa Ferrari che si posiziona in prossimità della linea dei 4 metri. Rete. Parità per il 18-18 ed è davvero particolare, da brividi direi, il silenzio surreale che si è creato all'interno del Palasport di Bressanone, tutti in silenzio, i 1500 spettatori che poi sono esplosi nell'urlo di gioia sul gol di Giada Babbo. Secondo errore al tiro di Lauretti Matos da posizione di ala destra, naturalmente non è una posizione comoda di azione per Lauretti Matos, che è una giocatrice destra di mano. Ha scelto di far rifiatare Vittoria Romeo, il tecnico, l'allenatrice Laura Avram. Romeo che era stata giocatrice preziosissima in gara 1 nei minuti conclusivi, in cui aveva trovato reti pesantissime. 18-18, grande equilibrio, break a Bressanone, torniamo tra poco. In Alto Adige ogni cosa è specchio di qualità. Come Forst Kronen, la più amata delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Siamo tornati in diretta dal Palasport di Bressanone e i time out ci danno la possibilità di dare una panoramica anche sugli spalti, dove l'atmosfera è davvero notevole e questo ci fa enormemente piacere, non soltanto per il fatto di vedere un grande appuntamento della pallamano italiana come una serie di finale scudetto così seguito in una città peraltro storica, simbolica nella storia della pallamano italiana, ma anche perché questo vuol dire ritorno alla socialità, ritorno ai Palasport Piedi, ritorno al grande pubblico. Il senso dei playoff, il senso di queste partite da dentro fuori è soprattutto racchiuso in quello che accade sugli spalti, dove la torsida altoatesina, la torsida brissinese è incessante, è la luce in fondo al tunnel, non si vede per il momento. Parità 18-18 quando siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Palla recuperata dalla Iomi Salerno che può accelerare con Manojlovic che fugge via, il tiro di Manojlovic che finisce alto, però deve rientrare ancora la Iomi Salerno. Buon ritmo di seconda fase portata avanti dalla Iomi Salerno con Ramona Manojlovic, che però poi è arrivata un po' stanca al momento del tiro e non è riuscita a centrare lo specchio della porta. C'è Giada Babbo adesso in posizione di centrale ad organizzare l'azione d'attacco, va lei col palleggio, l'uno contro uno, rapidissima Babbo che mette a segno la rete del vantaggio Bressanone. Ottimo uno contro uno quello portato da Giada Babbo nei confronti di Natasha Krnic. Naturalmente c'è anche un piano gara a questo punto, un'indicazione di andare ad attaccare proprio lì dove Natasha Krnic deve fare i conti non solamente con le azioni offensive delle avversarie, ma anche con la sua situazione in termini di sanzioni, con due sospensioni temporanee sulle spalle. Deve stare molto attenta la giocatrice asse portante della linea difensiva di Salerno,
Krnic che riceve il pallone di ritorno da Ramona Manojlovic. Nulla da fare però. Ancora per Krnic che lascia con un incrocio Manojlovic. Il tiro sulla corsa di Manojlovic. C'è un 7 metri. Fallo fischiato per questa spinta all'indirizzo di Ramona Manojlovic. Spinta in caduta. E possibilità proprio per Manojlovic di portarsi dalla linea dei 7 metri. Può essere il gol della doppia cifra per Manojlovic. E para Prunster. Si è lasciata ingolosire dal movimento di Monica Prunster questa volta. Ramona Manojlovic accelera Bressanone. Palla che finisce sulla testa di Abfalterer. Il rimpallo favorisce ancora il Brixen però. Palla dentro per Ucchino. Parata di Ilic. Super parata di Ilic. Babbo ha inventato un passaggio tirandolo fuori dal nulla. Brixen su Tirol 19, Iomi Salerno 18, 47 minuti sul timer. Nulla da fare, non c'è nulla di pronosticabile in questa partita. Andiamo al break. Se dovessimo mettere due nomi in copertina di questa gara 2 di finale scudetto sarebbero senza dubbio quello di Monica Prunster e di Mariana Ilic, che sono per l'appunto le due giocatrici chiave, le due giocatrici simbolo in questa gara da una parte e dall'altra. Monica Prunster, estremo difensore del Brixen su Tirol, grande ex della partita, 5 volte campione d'Italia con la maglia della Iomi Salerno. E sul fronte opposto Mariana Ilic, nuovo arrivo del mercato estivo delle campionesse d'Italia, e grande prestazione per ora offerta in una partita che Bressanone deve vincere, che Salerno può vincere o può anche pareggiare per chiudere i conti. Napoletano che va a segnare, gol pesantissimo così come era accaduto in gara 1, chiamata in causa su questi palloni pesanti, il capitano della Iomi Salerno l'ha messa dentro. Ottima qui difesa intanto di Krnic, con i guanti bianchi la difesa di Natasha Krnic, per evitare di incorrere nella terza sospensione temporanea. Nel frattempo Salerno ha pareggiato e ha recuperato il pallone che può condurre a questo punto all'attacco del possibile vantaggio. Difesa con Sofia Ghirardi che gioca da centro avanti per la Brixen su Tirol. L'attacco di Manojlovic che ribalta il lato direttamente per Natasha Krnic. Ancora Napoletano che fugge via sul filo dei passi, però c'è un 9 metri. Ricomincia dall'arco tratteggiato la Iomi Salerno. Manojlovic che va col palleggio. Il tiro sulla corsa, alto però sopra la traversa. E c'è un fallo fischiato dalla coppia arbitrale, o forse un tocco del muro. Eh sì, si riparte dall'angolo del campo, dunque c'è stato un tocco del muro. Krnic, palla che arriva a Stettler, e qui la dea bendata bacia sulla fronte Lucila Stettler e la Iomi Salerno. Il rimpallo arriva direttamente nelle mani del pivot, tutto solo di Salerno. 20-19, Salerno piazza il 2-0 di parziale. Squadra che sportivamente non è mai morta, non è mai fuori dalla partita. Quando sente il profumo di titolo Salerno è in grado sempre di rimanere dentro. Nel frattempo Babbo, attenzione perché Babbo è dolorante a terra, è riuscita a mettere il pallone in fondo al sacco ma rimane dolorante a terra. Giada Babbo riesce a rialzarsi, speriamo naturalmente nulla di grave. 2 minuti per Ilara Della Costa intanto, per una spinta su Giada Babbo. Protesta Della Costa. Seconda sospensione temporanea anche per Ilara Della Costa. E fortunatamente Giada Babbo si rialza in piedi. Nulla di grave, solo il timore
per un ginocchio poggiato male al momento della caduta dopo l'elevazione. Per Salerno la situazione si complica adesso, perché sono due le giocatrici, i due perni difensivi peraltro, Ilaria Dalla Costa e Natasha Krnic, entrambe con due sospensioni temporanee sulle spalle. 20-20 il punteggio. Lauretti Matos, marcatura strettissima su Manojlovic, e il motivo è presto detto, perché Ramona Manojlovic in questo momento potrebbe segnare anche dalla sua area dei 6 metri. È indemoniata, in trance agonistica, Ramona Manojlovic, classe 2002, giovanissima, talento cristallino. Babbo in superiorità numerica, il Brixen su Tirol. Babbo abbassa il ritmo del possesso, però non vuole rischiare a questo punto una stupida palla persa per Bressanone. Babbo va dentro, si infila nello spazio e va a segnare. Rete del Brixen su Tirol, Giada Babbo per il 21-21, sesta rete nella partita per Giada Babbo, che è salita di tono nel corso dei minuti, in particolare in questo secondo tempo, se pensiamo che aveva chiuso la prima mezz'ora senza andare a referto. A questo punto diventa un duello con Ramona Manojlovic dall'altra parte. Salerno che fra 50 secondi tornerà a giocare, nel frattempo in parità numerica, dunque in 7 contro 7 per il momento. Riesce comunque a mitigare la situazione di inferiorità numerica con l'extra player e dunque con la sesta giocatrice di movimento. Krnic intanto per Romeo, va a Falter, relazione di disturbo, recupera il pallone solo per un attimo, però palla che rimane nelle mani della Yomi Salerno. Ancora 25 secondi da giocare con una giocatrice in meno. Manojlovic, sempre Manojlovic, solo Manojlovic, superlativa Manojlovic. Eder sulla rimessa veloce portata avanti da Giada Babbo, 10 secondi ancora con una giocatrice in meno, e infatti Babbo vuole il pallone per sé per accelerare. Il labiale dice subito subito alle compagne di squadra, tentativo di passaggio di Eder, e qui però Giada Babbo si è fatta catturare dalla fretta. Questa scelta è figlia della fretta di andare ad attaccare subito sulla superiorità numerica delle avversarie, con un'avversaria che però aveva un buon posizionamento difensivo. 22 Salerno, 21 Bressanone, palla in mano a Salerno, 8 minuti al termine della partita. Stettler prova ad infilarsi dentro, spinge fino in fondo. 9 metri dalla costa, uno contro uno di Manojlovic, la ferma Falterer. È sempre un osso durissimo Nadia Falterer. Ancora il suo intervento difensivo su Manojlovic, 9 metri, ma ci sarà un 2 minuti per Falterer che protesta, ma in questo caso è rimasta con il corpo indietro rispetto allo scavalcamento di Manojlovic. Superiorità numerica per la Yomi Salerno in un momento chiave della partita. A questo punto quarta sospensione temporanea per il Brixen su Tirol contro le 5 di Salerno. Dalla Costa, Stettler, Manojlovic, la finta di passaggio, va ad attaccare nello stretto Krnic, non c'è spazio però per riuscire a girarsi. Ancora Salerno con il pallone in mano, Manojlovic dentro per il tiro di Stettler, palla che finisce sul palo, nulla da fare, errore di Lucilla Stettler. Brixen su Tirol graziato da Stettler e dalla fortuna in questo caso. 22-21, ultimi 7 minuti. Da un punto di vista statistico, numerico, nel bilancio delle due partite, Salerno ha due reti di vantaggio in questo momento, non una, perché anche il pareggio vorrebbe dire scudetto per le campionesse d'Italia in carica. Sbaglia Rasai Duran, che deve rientrare adesso nella fase difensiva. Una sola rete in 53 minuti per Arasai Duran, che prima di questa partita aveva timbrato il cartellino 159 volte per il Brixen su Tirol. Manojlovic, Krnic nell'angolo per Romeo, che però deve risalire. Krnic ancora,
Palla nell'angolo, se lo prende invece Pino Napoletano, che colpisce la parte bassa della traversa. Aveva trovato una buona soluzione Napoletano, una buona idea sul movimento di Prunzer a chiudere la parte bassa della porta. Nulla da fare però, è ancora una palla che può valere il pareggio in mano al Brixen Südtirol. Duran, Babbo, si muove Ucchino che gioca d'appoggio, Duran ancora, già da Babbo, va a sfidare Stettler, palla schiacciata dentro, la ribattuta favorisce Babbo che poi arriva sui 6 metri, chiude tutto Mariana Ilic, parata importantissima di Ilic, con il pallonetto cercato da Babbo, non è stata lucidissima in questa occasione, in questo frangente, già da Babbo che ha cercato di scavalcare Ilic da una distanza però troppo ravvicinata. Ilic ha avuto il tempo per reagire dalla costa, il tiro sulla corsa, para Monica Prunzer, protagonista ancora una volta, da una parte Monica Prunzer, dall'altra Ilic, Ghilardi, i ritmi della partita si alzano, Ghilardi sulla corsa, annullato il gol perché la conclusione è arrivata dopo il fischio della coppia arbitrale. 9 metri Di Pietro, gol pesanti ma anche qualche errore di troppo in gara 1 per Giorgia Di Pietro nei minuti decisivi della partita. Il suo sottomano è finito sul palo, errore qui con il fallo però proprio su Di Pietro. Arriva il tiro e arriva la conclusione vincente di Sara Hilber, rete del pari per il 22-22. A 4 minuti dalla fine della partita. Krnic. Dalla costa. Nel frattempo Manojlovic, attenzionata speciale per Giada Babbo. Romeo prova ad incunearsi nello spazio, subisce fallo. Fa buona guardia Sofia Ghilardi. Va avanti il cronometro della partita. Dalla costa per Krnic, picchia sul pallone Duran, il rimpallo favorisce ancora però Salerno, prova Romeo sull'uno contro uno verso l'esterno, subisce fallo, 9 metri ancora, a questo punto la situazione si fa più che tesa. Dalla costa dentro, il tentativo di passaggio che non arriva a destinazione, Babbo per il tentativo in contropiede da parte di Bressanone, parata di Ilic e dalla costa come se fosse un diamante perso nella sabbia, fa suo quel pallone e lo abbraccia perché sa benissimo che in questo momento della partita quel pallone ha un valore che va ben oltre quello convenzionale, un peso che va ben oltre quello regolamentare, è un masso di granito adesso. Romeo, il tiro rivedibile, questa scelta di Vittorio Romeo. Rivedibile. 2,5 alla fine, errori da una parte e dall'altra. Ma questa palla può voler significare vantaggio adesso per il Brixen Südtirol. Duran, sotto contatto, Babbo, le sue finte, Duran. Ancora per Babbo, la finta di Giada Babbo, mani sul collo, continua a giocare però il tiro di Duran, murato e Manojlovic poi la rifà propria con una mano, attenzione al lancio per Stettler. Salerno che non deve avere fretta, non ha motivo di avere fretta in questo momento, mentre il Brixen Südtirol deve accelerare. Time out chiamato da Laura Avram a meno di 2 minuti dal termine, andiamo in pausa. Da cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brimi sta per 100% latte Alto Adige.
Brimi, è nella nostra natura. Suona la banda sugli spalti del Palasport di Bressanone, oltre 1500 spettatori per questi attimi finali di gara 2 della serie di finale scudetto della Serie A Beretta femminile. Si assegna il 52esimo tricolore nella storia della pallamano italiana femminile, parità 22-22 che per Salerno fa il paio col 28-25 con la vittoria di gara 1. Con questo risultato, con questo esito, sarebbe Salerno a festeggiare il nono scudetto, il quinto consecutivo nella storia del club campano. Una vittoria di Bressanone invece terrebbe tutte qui per gara 3, che andrebbe in scena invece martedì sera alle 19, ma in questo momento per entrambe le squadre gara 3 è una eventualità lontanissima alla quale nessuno vuole pensare. Bisogna giocare quest'ultimo minuto e mezzo che decide gara 2. Krnic che si libera dalla marcatura. Dalla Costa, ancora Krnic, ovviamente Salerno non vuole sprecare questo possesso, errore di passaggio però da parte di Ilaria Dalla Costa. E adesso Salerno deve difendersi sull'attacco del possibile vantaggio del Brixen Sud Tirol. A un minuto dal termine. Duran. Ha ancora un time out a disposizione Ubinessing. Duran sull'uno contro uno, il tiro di Arasai Duran, il gol, esplode il pubblico di Bressanone, rete di Arasai Duran, seconda rete della partita. Ma le giocatrici che sanno giocare palle importanti si vedono in questi momenti. Non è finita però, perché Salerno ha ancora a disposizione 30 secondi per cercare il gol del pari. Krnic, Dalla Costa, Krnic ancora col palleggio, Duran picchia sulla palla, si continua a giocare, Romeo per Dalla Costa, il tiro di Dalla Costa, palla che è finita sull'esterno della porta, sull'esterno della porta, ultimi 15 secondi, marcatura adesso a tutto campo della Iomi Salerno sul vantaggio del Brixen Sud Tirol. Si va però da Virginia Ucchino che la mette in ghiaccio, si va a gara 3, la serie di finale scudetto tra Brixen Sud Tirol e Iomi Salerno si deciderà martedì sera a gara 3. Vince il Brixen Sud Tirol 24-22 con un 2-0 di parziale che decide questa gara 2 di finale scudetto dopo il 28-25 di gara 1. Non è stasera che si assegnerà il 52esimo scudetto della pallamano femminile. Tutto rimandato a martedì sera, tutto rimandato alla bella, tutto rimandato a gara 3. Ancora qui, ancora a Bressanone, alle ore 19 martedì sera per la sfida decisiva. A questo punto non ci saranno ulteriori vie d'uscita, non ci saranno ulteriori proroghe, non si andrà oltre. Gara 3 sarà la sfida decisiva e probabilmente, per quanto visto nel corso della stagione, è l'epilogo più bello, è l'epilogo più emozionante tra due squadre che si sono contese la Coppa Italia nel febbraio scorso alla Emilia Romagna Arena di Salso Maggiore Terme. Anche lì era stata una partita equilibratissima, finita col finale di 22-20 in favore del Brixen Sud Tirol. Questa sera grande partita di Monica Pronster da una parte, di Mariana Illice dall'altra. Sul campo eccezionale Ramona Manojlovic, 11 reti, ma non è bastato perché il Brixen Sud Tirol ha avuto momenti di difficoltà, ma ha saputo accendersi nella fase difensiva soprattutto con le parate di Pronster, lo ripetiamo.